street I knew stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. Benvenuti a questa nuova puntata. Oggi siamo a Torino in Corso Alcide De Gasperi per un'edizione straordinaria e golosa del mercato Crocetta Più. Come sapete, questa associazione spesso vuole coinvolgere altre associazioni per insomma una giornata di shopping e non solo. Tra l'altro vicino a me c'è Tina Durando, professoressa ma anche presidente dell'associazione Diva. Ciao Tina, ricordiamo Diva. Diva è sempre presente in tutte le cose buone e belle per le donne. Ecco, ma perché questa maglietta gialla? Perché vengo adesso dall'aver partecipato a una corsa senza premi per le molinette. Ecco, tra l'altro tu sei stata anche prima professoressa e poi dopo preside. E ti faranno un po' tenerezza tutti questi ragazzi che sono della scuola alberghiera? Io sono stata alla scuola alberghiera un mese fa e ho fatto i complimenti alla preside perché ha un gruppo di docenti in gambissima e sono dei ragazzi meravigliosi che hanno un futuro certo. E certo, sì, direi proprio di sì. Allora io ti lascio. Grazie. Perché voglio conoscerli. Loro sono molto carini, molto presi, perché prima hanno cucinato. Ora devono servire. Allora, vediamo un po', è un momento difficile, ma come sempre ce la faremo. Ragazze, mi date un po' retta? Allora, vorrei parlare con qualche studentessa o studente, ad esempio te. Allora, vengo da questa parte perché io vado dietro la mia telecamera, chiedo scusa al mio operatore, li faccio impazzire. Venite qua, venite qua. Allora, Francesco, andiamo su questi. Sono meravigliosi, sanno di farinata. Infatti io ho chiesto prima che cosa sono esattamente. È una specie di frittata di patate. Parlate una alla volta. È una frittata vegana. È una frittata di patate, però invece di essere fatta con la farina normale, è fatta con la farina di ceci. Ecco, e per cui ha questo gusto, insomma, diciamo di farinata. Ma ci dici la ricetta se volessimo farlo a casa? La ricetta la sa lei perché l'ha fatta. Allora, intanto tu come ti chiami? Allora, io sono Roberta. Roberta, allora guarda bene in telecamera e dammi la vostra ricetta. Allora, ma la ricetta è segreta però. Ma è segreta, ma insomma noi qua cosa ci siamo a fare? Noi siamo venuti a darvi così celebrità e tu un poco di ricetta me la devi dire. Allora, è semplicissima, è come fare una farinata con la differenza che vengono inserite anche le patate, quindi gli ingredienti sono abbastanza semplici, sono anche economici, e farina di ceci, acqua, sale, olio, patate, ma poi ognuno la può fare come vuole, che ne so, con le zucchine, con qualsiasi tipo di verdura. Radicchio, insomma, ce n'è da sbizzarrirsi. Chi è quella signora che sorride dietro le nostre telecamere? Allora, lei è Marina ed è venuta per fare qualche Marina, tu sei un'amica, Ma tu non frequenti questa scuola? Io non frequento la scuola, no. Invece da questa parte ci sono altri ragazzi e ragazze che invece servono da bere. Ad esempio, tu chi sei? Mi chiamo Raffaella, buongiorno. Raffaella, tu studi ancora? No, anzi lavoro, però sto frequentando. Quanti anni hai, posso chiedertelo? 41. Ecco, perfetto. Allora pensavo, questa scuola si può frequentare anche assolutamente a qualunque età. Ah, perfetto. Dunque tu hai già studiato, hai già fatto le tue scuole medie e superiori, oggi hai deciso di frequentare un corso per diventare cosa? Barista, barman o comunque nell'ambito della ristorazione o comunque questo mondo affascinante. Direi che è una buona idea che ti dà anche insomma possibilità magari di trovare un lavoro nuovo. Sì, sì, certo, no? Una realtà lavorativa diversa. Ok, allora andiamo da Ronnie, che lo vedo molto molto concentrato. Puoi alzare soltanto 2 secondi la testa per me? Quanti anni hai? Ce l'ho 18 anni. 18 anni, senti un accento non italiano, di dove sei di origine? Priviano, sono Priviano. Origine Priviano. Ascolta, tu vorresti poi rimanere in Italia a fare questo lavoro? Magari potresti anche, non so, imbarcarti su navi da crociera? No, questo lavoro qua, voglio lavorare qua in Italia, solo in Italia qua. E allora sorridi se vuoi stare in Italia. Sì, sì. Ciao carissimo, tra l'altro è molto buono questo aperitivo che loro propongono.
ancora una volta io mi giro, oggi vi faccio davvero impazzire e vado da questi due ragazzi, scusate se vi interrompo, come ti chiami? Michele. Michele, guarda che bel sorriso che hai, quanti anni hai? Io ho appena compiuto 18 anni. Senti, ma da quando vivi in Italia? Io sono un ragazzo per metà italiano, mio padre è italiano, mia madre è etiope, diciamo che sono nato qui, in poche parole. Ecco, e tu oggi hai preparato questi aperitivi, che sono un po' così alcolici, mi risulta. No, questo è un cocktail alcolico, sì. A base di ananas, succo di frutta e di ananas. Ecco, invece quello colore arancio? Colore arancio con un po' di spum di champagne, se non sbaglio. Spumante, sì, mi sa di sì. Un po' di un succo, ho sentito dire un succo di carote. Ah, intanto parlo anche con il professore, preside, chi è lei? No, io sono un istruttore, il mio nome è Michele, il mio cognome è Giacca, faccio l'istruttore per passione, nel senso che nella mia vita ho sempre fatto il barman, e questa manifestazione che organizzano tutti gli anni alla Crocetta, mi piace partecipare perché l'organizzatore è un caro amico. È una cosa che direi quasi a sfondo benefico, perché non c'è utile per nessuno, e ci divertiamo in questo caso oggi a preparare delle cose vegane. I ragazzi... Tra l'altro pensavo, stiamo dando da mangiare a tantissime persone, voglio dire, no? Senza, tante. Tantissime. Ma chi paga tutto questo? Penso all'associazione Crocetta Più. Bene, allora andiamo dalle persone che oggi, oltre a fare shopping, hanno la possibilità di fare un'aperitiva. Oh, ma avete visto? Glielo facciamo un applauso all'associazione Crocetta Più, perché oggi praticamente non cuciniamo. Qua salta persino il pranzo della domenica, eh? È vero? Oggi, insomma, anziché, soprattutto abbiamo ragione direi noi donne, che oggi anziché cucinare ne approfittiamo. Ma chi è che offre questo? E tutto è offerto dall'associazione Crocetta Più, che sono questi meravigliosi ambulanti che insomma vendono anche delle cose belle. Belli, bravi e ricchi. Ricchi non lo so, ma belli e bravi direi proprio di sì. Oggi è difficile riuscire a parlare con gli ambulanti, perché insomma è una giornata così dove ci sono tantissime persone, loro sono molto presi. E cosa stai combinando qua? Sto accorciando una cintura, perché ci serviamo da artigiani che ci hanno spiegato come si modificano le cinture. Sai anche accorciare le cinture, buon segno, si accorci. Eh sì, il signore è magro, è vero? Senti, ma sì, piacere, idea sposa, è una... allora questo signore mi ricorda quando io presentavo Idea Sposa al Palazzo del Lavoro, e sono 20 anni che presento questa manifestazione, le spose sono sempre nel mio cuore, quasi come gli ambulanti. Ascolta, vieni un attimo vicino a me, tanto il signore mi conosce e mi aspetta, vieni qua, perché visto che tra poco andiamo in vacanza, vogliamo presentare alle nostre amiche a casa queste borse meravigliose con le città d'Italia? Allora, da dove partiamo? Roma, il Colosseo. È fantastica, il Colosseo è fantastico, come anche... Torre di... Queste Firenze? Sì, sì, queste Firenze, abbiamo Milano, Venezia. Queste borse sono state fatte per l'Expo. Sì. L'Expo di Milano è da un'azienda milanese che c'è appunto qua da noi, italianissima, fabbricanti italiani. Ecco, ricordiamo che siamo in corso Alcide De Gasperi e in questa occasione anche i negozi sono aperti, anzi direi che è molto bello questo gemellaggio tra negozi e ambulanti. Ad esempio io sono sotto un gazebo con, come ti chiami? Io mi chiamo Nino.
E sei calabrese, mi hai detto. Calabrese. Però Nino, tu sei calabrese ma mi vendi biscotti palermitani. C'è gemellaggio, Calabria, Sicilia, c'è gemellaggio. E poi quando è roba buona, ovunque provenga è tutto buono. Hai ragione tu. Allora, vogliamo così farli vedere bene questi biscotti, esattamente da dove arrivano? Palermo. Da Palermo. Come si chiamano? Allora, questi qua sono col sesamo. Qua ce n'è gocce di cioccolato, alla manna, integrali, poi c'è i cannoli da fare ripieni. Ah, eccoli qua, cannoli piccoli da riempire con cosa? La sai la ricetta? Beh, si mette la ricotta, un po' di zucchero, poi ognuno la fa come vuole. E ora finalmente, non mi sembra vero, perché insomma questo inverno è stato mite, è passato davvero molto molto in fretta, perlomeno per me. Mi sembra davvero ieri che ho salutato le mie amiche in spiaggia ed è di nuovo ora di pensare ai costumi. Guardate che meraviglia, che bei colori. Belli questi colori, anche se in verità il costume nero è sempre molto molto sexy. Aspettami che adesso parleremo di moda mare, ma prima chiedo scusa, perché mai intervistare una donna quando sceglie un costume da bagno? È un momento molto intimo, molto personale, ma secondo me tu sei carina e insomma mi rivolgi la parola. Cosa cerchi? C'è un costume molto colorato, cioè non nero. Perché non siamo nero. Tutte attratte dal colore, però... Ripeto, lo diceva sempre una mia amica indossatrice, sei molto sexy con due pezzi neri. Ce l'ho già. Quindi, nel guardaroba non deve, nel cassetto non deve mancare. Senz'altro. Allora, adesso vai su un colore, ad esempio questo, così, questo, fluo. Sì, questo, cioè c'è colori proprio forti. Sono sudamericana, quindi... Allora, che ne parliamo a fare? Se no questo, guarda, che ha un po' di nero, ma insomma è vivacizzato. Vediamo se anche la signora accetta l'invito e parla con le nostre telecamere. Che cosa vorresti comprare? Ma volevo guardare un costume, così, ma senza impegno. Costume. Due pezzi o intero? Un due pezzi un po' alto. Come questo, guarda, riusciamo a riprenderlo? Torna di gran moda, si usava negli anni 50. Per quello. E secondo te è proprio bella questa idea, no? Non essere troppo, diciamo, sgambata. Ecco, troppo succinto va bene per le ragazzine. A una certa età un po' più alto è meglio. È molto elegante. Sono d'accordo con te. Allora andiamo avanti, ce la facciamo? Ma che carina questa signora con questa, cosa posso dire, t-shirt, canottiera. Bello questo giallo che c'è, meno male, grazie. Grazie, gentilissimo. Qua intuisco che ti piace il colore. Ah sì, molto, sì, colore ben vivace. Sei vicina ai costumi interi, ma tu compreresti un costume intero? Ma io non l'ho mai messo intero. Mai? No, mai. Perché? Sono mai messi due pezzi, non lo so. A me piace da morire questo due pezzi con le rose rosse. Molto bello. Perché lo stai vendendo? Sì, molto. È un po' particolare. Sì, è particolare perché quest'anno comunque vanno molto le coppe rigide. Perché dà molto più particolare, più belli, che i costumi a fascia, morbidi. E senti, ma lo proponi anche così, devo dirti la verità, allora, i colori sono... mi piace meno questo, sì. Però secondo me con una bella abbronzatura. Il colore è molto bello, colorato è bello il costume, perché comunque colore, poi prendi il sole, sai, si cambia molto il colore di pelle. And she goes as the war of the roses. Mother was a victim, father beat the system by moving bricks to Brixton and learning how to fix them. Guardate che meraviglia, Le propone Carola. Ma Carola, tu quanti anni hai? 23. Insomma, quando si usavano queste borse così in questo tessuto, tu eri proprio bambina, forse non eri ancora nata, però insomma ritornano alla grande. Questa tra l'altro è molto particolare perché utilizza una parte del pantalone in un modo originale, perché di solito, se ricordate, le borse realizzate in jeans sono fatte così, cioè il davanti è... diciamo il davanti del blue jeans. Questa invece ha un taglio un po' diverso, ma direi una bella idea. Un po' particolari. E un i manici po' più sono in pelle. Anche i manici sono in pelle. Senti, quanto costa oggi una borsa in jeans? 25. Ma a chi piace? A una donna giovane? Una...
no, anche le donne. Vedi quella signora che guarda la borsa in giro? È ammirata. Ecco. Ma alla fine si guarda e si posa o si compra questo genere di borsa? No, in realtà ne vendo un sacco, è la borsa più venduta, sì, perché è un po' originale, diversa dal solito e facilmente da abbinare. E ancora una volta siamo vicini ad una commerciante, perché insomma è proprio bella questa cosa oggi che in occasione del mercato straordinario a Crocetta Più i negozi tengono aperto, o meglio anche i negozi scendono in strada con i loro banchi. Ma insomma io sono qua che ti voglio presentare, ma almeno fatti vedere, se no sembri una diva che si vuole nascondere. Come ti chiami? Raffaella. Ecco, tu cosa vendi? Abbigliamento firmato in stock da bambino, 0-18 anni. Ti piace questa idea oggi di stare qua e insomma sei più vicina alle persone? Sì, molto molto, è una bella iniziativa. E ti farà vendere, spero. Sì, sicuramente sì, ma poi è anche comunque un punto di esposizione in più per chi ha il negozio e soprattutto magari ce l'ha nelle vie traverse, magari non tutti conoscono il punto vendita. E invece ora sono con una delle tante mamme che compra, come ti chiami? Lucia. Lucia, la tua bambina? Francesca. Quanti anni ha Francesca? Quasi 11. Allora, se Francesca ha quasi 11 anni come il mio Lorenzo, inizia a decidere lei che cosa si vuole mettere, vero? Brava. È una tragedia, è finita. Non compro più senza di lei. Perché sennò le cose rimangono nell'armadio. Lo dicevano le altre mamme, vedrai, quando si arriva alla prima media non si capisce più niente. Rivoluzione totale. Che cosa piace alla tua piccola? Lei è più grintosa, le cose grintose, sportive, sì, le cose eleganti non le piace. Ma soprattutto il bello è che soprattutto le bambine vogliono vestirsi come le mamme o viceversa. Buono shopping! And I loved you every mile you drove away. But now here you are again. So let's skip to how you've been and get down to the morning. Ed ora sono vicina a Nino Cannatà, presidente dell'associazione Crocetta Più, oggi in trasferta, vero? Sì, possiamo chiamarlo tour, anche se è un minimo tour, perché la nostra sede è solo qua dietro. È una manifestazione che abbiamo concordato insieme al commercio fisso, legata al Salone del Libro, infatti si chiama Crocetta Off. C'è una zona, un'area dedicata alla lettura, ci sono due autori torinesi con cui si può dialogare, un catering d'eccezione dello chef Michele Giacca, e il mercato che si svolge in modo eccezionale sul Corso dei Gasperi. E sì, non è sulla sede, sulla nostra sede naturale, è il corso principale della Crocetta. Ma tra l'altro vedo davvero tante signore, tante famiglie che passeggiano, e poi ancora una volta lo voglio dire, secondo me la cosa bella è che grazie anche diciamo alla vostra iniziativa i negozi oggi possono tenere aperte le loro attività. Ma anche addirittura ho parlato con commercianti di vie traverse che hanno vetrine un po' nascoste, che oggi hanno il gazebo in mezzo ai vostri banchi. Sì, in effetti è un'occasione anche per loro per cercare di ampliare la clientela che storicamente si rivolge al mercato, però oggi eccezionalmente, visto che siamo non nella nostra sede, ne possono soffrire anche i negozi, giustamente, che sul corso ci sono dei negozi molto belli di roba importante, quindi questa iniziativa qua è apprezzata. On the upside to a downward spiral, my love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. Ed ora sono con Giulia, vicepresidente dell'associazione Crocetta Più, ma soprattutto anche lei è, come possiamo dire, ambulante storica del mercato della 40 anni. Buongiorno, sì, 40 anni. Ma davvero? Sì. Buongiorno a tutti. Siamo qui una bellissima giornata con Elia che ci rappresenta in una maniera divina. Eccoci qua. Sì. Senti Giulia, molte persone mi fanno ancora tantissimi complimenti per la sfilata di moda che abbiamo realizzato insieme. Tra l'altro mi piacerebbe farvi vedere ancora delle immagini. Approfitto di te per descrivere un po', ad esempio, gli abiti che hai presentato durante la sfilata. No, soprattutto abbiamo realizzato la moda in piazza, che praticamente rappresenta il nostro lavoro. E nel nostro piccolo riusciamo a mettere insieme, veramente abbiamo fatto un'uscita con 8 ragazze, una più bella dell'altra, rappresentando i colori del momento, della stagione.
Ed è venuta bene, benissimo, anzi senza tirarcela proprio alla grande, perché siamo dei principianti, però il nostro piccolo... Ecco, allora, ricordiamo i colori che abbiamo visto, insomma, quelli che si useranno. Tutte bianche e nere ho fatto, delle uscite, avevo anche dei cappelli a tutte le ragazze tra l'altro bellissime, bisogna fare i complimenti, quindi è anche facile metterle un abito quando c'è la materia prima che permette. E buone... È stata un successo, secondo me è un successo. Ecco, raccontiamo anche un po' quello che hanno presentato, mi verrebbe da dire gli altri stilisti, invece no, sono gli altri ambulanti, come non so, ad esempio tua sorella Mina, che lei... Noi abbiamo scelto dei colori, io ho fatto bianco e nero, mia sorella ha fatto blu e bianco. E come uscita abbiamo fatto la ragazza giovane, poi anche la signora, abbiamo approfittato delle comunioni e cerimonie per presentare anche delle cose un po' elegantine. E comunque si può vestire tutti da noi, dalla ragazzina alla donna over, sia con gli anni che come taglie, di tutto. E poi ci sono tante altre tue colleghe che invece vendono magari abbigliamento per ragazze. Abbiamo fatto un insieme di cose, perché noi dobbiamo essere uniti nella nostra alleanza, dobbiamo cercare di dare il meglio di noi stessi. Ognuno nel suo piccolo dà il meglio di quello che vende. E vederli realizzati in un palco con tutte queste ragazze è stato veramente bellissimo. Grazie a te che hai presentato bene anche. Tutte orgogliose perché oggi hanno sfilato per, ditela voi,